Veniamo a questo, famoso, questo fantomatico, famoso personaggio di Rita Katz, perché noi tutti continuiamo da 10 anni, ormai 15 anni, a vedere online i video di Al Qaeda, i video di Bin Laden, i video di Al-Zawahiri, il video di quell'altro cretino che non sapeva neanche impugnare il mitra, non mi ricordo come si chiama, e nessuno si domanda mai, ma da dove vengono postati questi video? Dove stanno? Perché io non posso mai trovarli per primo? Voglio dire, io ho un piccolo sito, mi piacerebbe ogni tanto fare lo scoop, beccarli per primo, no? Ma io non li becco mai. C'è un sito americano nel senso che ha sede in America, ma che è fondato e diretto da questa Rita Katz, che è una israeliana, figlia di, è nata in Iraq, comunque israeliana, nata in Iraq, figlia di un padre che fu giustiziato in Iraq perché è accusato di essere spia del Mossad e poi è andata a vivere negli Stati Uniti. Ha scritto anche un libro come infiltrare il terrorismo islamico e ha fondato questo sito che si chiama SITE, SITE, cioè Savona, Imola, Torino, Empoli. Ed è lei, stranamente e magicamente, che riesce a trovare praticamente tutti i video della cosiddetta, quadruple virgolette, galassia islamica, che sono mai stati pubblicati da allora ad oggi. A parte il primissimo video di Bin Laden, quello cosiddetto video della barba parlante, nel quale si diceva che Bin Laden vendicasse gli attentati del 12 settembre, ma c'erano forti dubbi che fosse Bin Laden stesso, ma da quello in poi tutti i video di Bin Laden li ha trovati tutti lei. Lei arriva prima dell'FBI e poi li fornisce all'FBI. E questo lo fa in continuazione e tra l'altro ti dice anche: questo video, oppure questo messaggio, è stato online 15 minuti, ma non è più reperibile. Quindi noi dobbiamo costantemente fidarci di questa fonte, che è quella che ci procura i video, sui quali poi praticamente si costruisce la politica mondiale di mezzo mondo di oggi, perché sulla base dei video dei decapitatori dell'ISIS che si sta muovendo tutta la politica in Medio Oriente in questo momento e tutto quello che c'è intorno. Lei ha questa straordinaria capacità e c'è stato a un certo punto l'anno scorso, no, 3 anni fa già, Paul Herbert Watson di Prison Planet, Alex Jones, che ha fatto fare un'analisi tecnica di uno dei video postati da, non so se fosse già l'ISIS, comunque una di queste organizzazioni islamiche, nelle quali avevano fatto vedere come il logo del sito della Katz e il logo della banda islamica che avrebbe realizzato il video fossero stati aggiunti al video contemporaneamente nella stessa fase. È sicuramente una cosa interessante da vedere. Questo risponde anche, fra l'altro, alla domanda di qualcuno ha fatto prima: come comunicano questi? Come comunicano non lo sappiamo, però evidentemente c'è qualcuno che ci dice come comunicano e che cosa dicono. Cioè noi come informazione primaria abbiamo una piccola società privata della quale si serve la stessa FBI, perché evidentemente l'FBI oppure l'MI6 oppure la CIA non sono abbastanza bravi a recuperare questi video jihadisti nel mondo e dobbiamo tutti fidarci di lei.